La corsa alla salvezza diretta per il Teramo può dirsi ufficialmente riaperta. Dopo il turno vincente contro il Gubbio, in soccorso della squadra di Ugo Lotti sono arrivati anche i risultati del fine settimana, che restituiscono una classifica più corta e con un margine da colmare per la permanenza diretta di soli 3 punti. Perché non bastasse il 6-0 che il diavolo ha rifilato la squadra di Maggi al Bonolis, ecco che i maceratesi e lumezzane si spartiscono la posta in palio, lasciando i lombardi a 28 punti a meno 1 dai biancorossi al terzultimo posto in graduatoria. Il Padova espugna il Braglia di Modena, grazie alla rete di Neto Pereira, bloccando i canarini a quota 29, mentre l'Ancona, in difficoltà e non solo sul campo, esce sconfitto dalla gara col Pordenone, risolta dalle reti di Semenzato prima e Padovan poi. In serata, il Sant'Arcangelo regola 2-0 un Forlì capace di raccogliere solo un punto nelle ultime 3 giornate e che sembra aver perso quello slancio che ne aveva caratterizzato la seconda parte della stagione. Ad oggi, proprio la squadra di Gadda, con 30 lunghezze, sarebbe la prima di quelle salve senza passare dagli spareggi play-out. Appunto a 3 lunghezze di distanza dal Teramo. Queste le note positive di una giornata, la numero 30, che vede il diavolo recuperare punti anche sul Mantova, prossimo avversario in trasferta. Un pareggio però, quello conquistato al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro una reggiana che non riesce a sfondare e si accontenta di un punto utile solamente a consolidare la quinta piazza in un torneo che vede uscire di scena definitivamente per la vittoria finale la grande favorita Parma. Sì, perché la vera nota stonata per i colori biancorossi è il blitz del Fano, ormai lanciatissimo, al Tardini. Il gol decisivo lo realizza dal dischetto Giordano Fioretti, forse il più grande rimpianto del mercato invernale del diavolo. Con i suoi gol, uno anche nello scontro diretto, sta tirando fuori la formazione di Agatino Cuttone dalle sabbie mobili di una retrocessione diretta che qualche settimana fa sembrava un orizzonte molto concreto. Oggi la ripresa degli allenamenti e la vera incognita sarà il fattore ambientale che porterà il Teramo ad una trasferta, quella del Martelli di Mantova, che potrebbe segnare un passo importante nella rincorsa e ad una salvezza, che grazie anche ai risultati di domenica, adesso sembra essersi attestata a quota 40 punti.